La prima cosa della quale ti devi preoccupare è di aver dato più, secondo me, assolutamente più di un contenuto di valore pesante in maniera gratuita per far apprezzare chi sei, per far vedere che c'è un buon motivo per dare il nome email. Ma perché devo venire su un sito dove prometti, 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 ma io non c'ho niente da vedere che dico... Vedi questo qua, guarda che cosa ha fatto, ma guarda che risultati, ma guarda che schiera di trofei, ma guarda la gente che si straccia le vesti per lui. No, è tutta una promessa e in più ti dovrei dare il nome email per averne altre. Ma scusami, ma dammi un bel catalogo, tirami appresso una bella directory, fammi vedere un elenco di cose che dico... Mamma, guarda, io c'erano anni che lo volevo fare, ecco, guarda, questo mi ha fatto un capolavoro, fammelo stampare. Ecco, dammi la possibilità di dire, oh, ma se questa fa tutte queste cose, io voglio essere aggiornato, perché non è uno che sta qui a fare il furbino, a volersi approfittare di me. Questo è il numero uno elemento. Due, ti direi, non chiedere nome email, cioè non ti preoccupare di chiedere il nome email, questo io te lo ripeterò, preoccupati di offrire qualcosa che interessi tanto a chi sta nella tua nicchia, chi ha il problema che tu risolvi. E dopo che gli hai dato qualcosa di buono, gli dai la possibilità di approfondire, gli dai un link speciale da scaricare, un PDF, e non stai a chiedergli dammi la tua email, ma gli offri una maniera per ricevere qualcosa, dove glielo puoi mandare, dove lo può ricevere, perché lascia il nome e poi riceverà questo risultato. Insomma, anche nella forma nella quale tu chiedi queste cose, fa un po' di differenza, quindi io ti dico, non chiedere il nome di mail, preoccupati di offrire qualcosa di buono e poi di dare alle persone la possibilità di approfondire e allora lì servirà un nome di mail per scaricare un appendice, per ricevere un video, un link, giusto? Numero 3, metti la tua proposta dentro un contenuto di valore pesante e gratuito, cioè dai qualcosa di gratuito, di buono, e poi là dentro, senza trattenere, secondo me sarebbe meglio, cioè gli do un pezzetto del mio ebook, gli do i primi due capitoli. Ma perché, scusa, ma daglielo tutto, faglielo vedere, ma fallo un ebook gratuito dove fai apprezzare le cose. Se sei già Umberto Eco, ok, e l'ebook glielo metti subito il prezzo che vuoi. Ma se sei ancora Caio Caiolino e nessuno ti conosce nella tua nicchia, ma ti vuoi dare il tempo di costruire un valore? Perché le persone dicono, oh, mai visto quello che ha fatto? Mai visto Alessandro Sportelli l'altra volta ti ho fatto vedere? Prima che non fosse qualcuno, prima che iniziasse a vendere qualsiasi servizio, che diamine di guida ha fatto su come costruire un web forum da zero? Ma quella lezione ti è bastata? Ma perché secondo te te l'ho fatta vedere? Ma che serve impegnarsi in quella maniera? Serve a costruire la credibilità, serve a poter avere la fiducia delle persone, a poter avere quindi il loro nome e email. Quindi metti questa richiesta, se proprio la devi mettere, non a braccino corto, ma dentro una bella cosa gratuita che gli dai. Poi un'altra cosa che dove tutti sbattono, proprio dicono, si dimenticano, sembra che arrivano di corsa, no? Quando devo chiedere il nome email, ah sì, devo mettere il coso, devo mettere il box col nome e l'email, ah mo lo metto, sì. Ma dico, ragioniamo un attimo, no? Il box col nome e l'email serve a chiedere questo nome email, quindi gli devi dare qualcosa, il punto è sempre quello. Più tu sei chiaro nello specificare che cosa gli dai, e più facile è che loro te lo diano. Quindi specifica in maniera chiara, precisa, quello che offri e perché uno dovrebbe darti il nome email, non aggiornati, iscriviti alla mia newsletter. Ma chi ti conosce? Ma perché mi dovrei iscrivere alla tua newsletter? Mo perché c'hai il sito e parli delle cose. Ma lo sai quante newsletter mi arrivano a me? Ma cioè, siamo nel 2012, ancora iscriviti alla mia newsletter? Ma dai, su. Quindi ribadisco, ribatto sempre sullo stesso punto. Non chiedere il nome e l'email.
Fatti dare un indirizzo dove spedirgli qualcosa, fatti dare un indirizzo dove gli puoi mandare l'appendice, le ultime scoperte, una cosa che hai fatto e che non è a disposizione di nessuno. Impreziosisci il buon lavoro che hai fatto e usa il canale di email per dirgli: guarda, ti posso mandare questa cosa privatamente, ti posso mandare un qualcosa in più, ma non stare a chiedere il nome email, specialmente se non stai offrendo niente in cambio. Quindi, morale della favola, forse sommario di tutti gli altri 6 punti, è quello che se vuoi costruire un tipo di servizio online che diventi un business sostenibile, il mio consiglio, non ti può piacere, puoi decidere di andare via adesso, mi sta bene, non è un problema, ma il mio consiglio sincero è di dare all'inizio, di dare contenuti, di dare roba. Ma scusa, ma tutti quei blogger in questi anni che si sono fatti in quattro, sperando di costruire un modello poi intorno alla pubblicità, e solo in pochi ci sono riusciti, ma che cosa hanno fatto? Non hanno comunque costruito un sacco di contenuti? Ok, io ti dico soltanto, guarda, il formato di contenuti cambialo, perché di scrivere tanti articoletti leggerini non va più, non è che non va più di moda, non ti dà la possibilità di distinguerti, di diventare un reale punto di riferimento. Quindi dai sempre prima di chiedere, non chiedere, offri, offri sempre. Well, ok, chiaro.